a sfruttarli al meglio? Le questioni sono importanti e sono due, prego Vittarelli. Per quello che riguarda l'ultimo ascoltatore, il fisco, faccio presente che i tassisti, a differenza delle altre attività commerciali, non hanno l'obbligo del rilascio della ricevuta, ma non è che sia una cosa che facilita, diciamo, dal punto di vista dell'onere da pagare il tassista, anzi al contrario, sono gli studi dei settori al quale un tassista si deve attenere e deve pagare, e spesso volentieri paga di più rispetto a... Quindi non è i contachilometri, non è la ricevuta, ma è lo studio di settore. Un tassista in una città grande come può essere Roma o Milano paga mediamente circa 1.000 euro al mese di tasse e contributi, non so chi altro lo faccia, di lavoratori, diciamo, privati, autonomi. Questa è la nostra cosa, ci sono gli studi di settore che lo stabiliscono, l'Agenzia delle Entrate, certo, che giudo questo argomento. Dopodiché sono i tassisti chiaramente che stanno nel paesello, che fa una corsa al mese, è chiaro che dichiareranno di meno e abbassano anche la media, ma nelle città grandi questa è la situazione. Per quello che riguarda Marco, il secondo ascoltatore, dice delle auto private, il mercato non è libero, è ovvio che non è libero, proprio per il motivo di cui parlavamo prima, che è un servizio pubblico, perché è proprio regolamentato per assicurare con una tariffa al limite della sopravvivenza per gli operatori, io servire di servire l'utenza con degli obblighi anche di rispettare delle corse spesso che sono anche economiche, le corse brevi, le corse che ti stramanano, ti portano in periferia estrema, ti comportano un ritorno a vuoto, è un servizio che deve essere svolto anche negli orari in cui non c'è lavoro, ti assisti anche la notte, anche alle 3 di notte, alle 4 di notte non c'è lavoro, però devono essere presenti sul territorio. E le tariffe chiaramente, ma anche il numero delle licenze, sono stabiliti dal comune perché è un mercato regolamentato che deve da un lato dare una possibilità di sopravvivenza agli operatori, altrimenti non sarebbe in piedi economicamente, senza tra l'altro costi per lo Stato, per il pubblico, diciamo le istituzioni pubbliche, e dall'altro deve dare la possibilità ai clienti di accessibilità, di trasparenza tariffaria, quindi c'è un obbligo delle tariffe, c'è un tassando e tutta una serie di requisiti che sono quelli propri del servizio pubblico, non è una novità. Lo sappiamo che è un mercato chiuso, ma è un mercato chiuso che è allo stesso tempo flessibile, perché i comuni possono, e l'ha dimostrato il comune di Roma, che negli ultimi 5 anni ha rilasciato oltre 2.000 licenze su 4.000 che erano erotti in passato, quindi che può essere in qualche maniera dilatato e regolato a seconda delle necessità reali dell'utente. Presidente, la saluto e la ringrazio. Loreno Vittarelli, presidente dell'Unione Radio Taxi Italiani, ci tenga informati e noi la faremo parlare di nuovo. Grazie a lei, grazie. Qui si chiude. Grazie.